Il 21 giugno 1655, non a caso in occasione del solstizio d'estate, Giovanni Domenico Cassini traccia una linea meridiana sul pavimento della Basilica di San Petronio a Bologna, davanti ad una folla di popolani e di dotti scettici che ritenevano impossibile il transito della luce solare così radente ai pilastri della basilica. Ecco, approfittando dei lavori di ristrutturazione dell'edificio, Cassini mette in atto i suoi calcoli e nel soffitto della navata sinistra, a 27 metri e 7 centimetri di altezza, fa predisporre un foro in lamina di bronzo del diametro di 27 mm, permettendo così ai raggi del sole di entrare in chiesa durante il mezzogiorno astronomico e illuminando quindi punti diversi di una linea metallica adagiata obliquamente in direzione nord-sud. La precedente meridiana era stata realizzata da Ignazio Danti negli anni 70 del Cinquecento, mentre quella che sto mostrando è l'incisione realizzata da Francesco Maria Francia, contenuta nel volume pubblicato da Giovanni Domenico Cassini e Domenico Guglielmini, che viene edito per i tipi di Vittorio Benacci nel 1695 in quarto.